Ciao ragazzi, benvenuti su questa serie di The Witcher 3 Blood and Wine, la caccia delle armature a livello Gran Maestro. Siamo qua a cercare l'equipaggiamento del grifone da Gran Maestro. Siamo praticamente a est, sì, della mappa. E ok, vediamo un po', già vedo e sento uno di quei draghetti ciechi tutti bianchi, non mi ricordo come si Wow! chiamano. Partiamo già il qua, ce l'abbiamo, perfetto. Scaltro certo le madri. Ok. Must Nome. be that ruined fort Lefranc Ok, mentioned. sì. Ma mi sa che prima dobbiamo abbattere queste qua, non vorrei dire che erano. Ecco. Perfetto, qua è parato il colpo. Però vedo che boh, è un boss. È un boss con due vite. Non lo so, beh. Noi attacchiamo e basta. Facciamoci queste domande. Ah, ok, colpo critico, ottimo. Aia. Perfetto, continuiamo ad attaccare con furia, con forza. Vieni giù, vieni giù. Oh, Madonna. Palla di fuoco così, ma gratis. Venga giù, maledetta. Ok, presa. Aia, aia. Però vedo che la vita scende indipendentemente da chi colpisco. Vabbè, meglio così. Aspetta. Ok, a terra. Occhio. Ok. Dai, questa è morta. Perfetto. Manca l'altra. Dove è andata? Eccola. Madonna. Noi l'avevamo sempre qua. Vabbè, sto lanciando cose a caso. Dai, vieni qua. Ma dove va? Dove vai? No, si è incastrata. Si è incastrata qua. Riusciamo a prenderla? Dai, si è buggata. Si è buggata. Possiamo staccarla in qualche modo da quella brutta posizione. Ecco, bene. Ok, l'abbiamo sbloccata, vediamo. No dai, mi spiace. Facciamo di fare una fine onorevole. Dov'è? Ah, è rimasta lì. Si è incastrata lì. Ok, perfetto. Ma che brutta però. Trofeo di scaltro lucertola. Ah, bene. Ah, ma cos'è? Un contratto, qualcosa? Boh. Non si sa. Boh, non mi dà nessun segno, quindi boh, probabilmente era così, vabbè. A gratis, va bene. Cerchiamo la nostra, noi siamo qua per l'armatura del grifone. Vediamo un po'. Cos'è? Ah, rapporto del capitano Augustus Fierabras. Ah, tre pezzi ci sono, bene. Leggiamo. Il Witcher che ho chiamato è arrivato a Ussa il 12 settembre. Mi è piaciuto subito. Mi aspettavo un assassino, invece mi sono trovato davanti un uomo normale. Se non fosse per il fatto che sa tutto sui mostri, gira con due spade e ha un medaglione con sopra un grifone. Jerome, così si chiama. Mi ha fatto molte domande sul mostro avvistato nei pressi del castello di Montegru. In base alle mie risposte, ha dedotto che si tratta di un Leshen.
parlando con me, il Witcher si è detto stupito per la ricompensa così alta e per di più pagata in anticipo, prima ancora che arrivasse a Toussaint. Non ho voluto fare a meno di dirgli la verità, ovvero che a pagare era un certo Moreau, un mago che lo aveva mandato da noi come forma di ringraziamento per il benvenuto offertogli dalla nostra comunità. Quando Jerome ha sentito il nome del mago, prima è sbiancato e poi si è infuriato. Ha gridato testualmente: darò a quel vecchio bastardo una bella lezione. Poi è corso alle stalle, è montato in selle e se n'è andato, lasciando qui buona parte del suo bagaglio. L'hanno avvistato sulla strada per Montegru, ma poi è scomparso come un sasso lanciato in uno stagno. Mastro Moreau sostiene di non averlo mai visto. Strano. Andiamo lì allora. Mappa. A parte che adesso ci ha cambiato il trofeo. Ah, è qua. Ok. Ok. Va bene. Ci ha cambiato il trofeo. Perché noi avevamo un altro. Aspetta, Rutilia. Ecco. Avevamo quello del gigante. Trofeo di Golia. Dici, puoi vedere cos'è smembramento? No, ma io tengo bonus spinza e uccisione di mostri, che è meglio. Va bene. Va bene, non andiamo a vedere cosa gli è successo a Montegru. Visto che era anche un Witcher, cioè normale, voglio dire, non cattivo. Direi di seguire la strada a questo punto, visto che praticamente ci stiamo proprio andando. Ah, banditi, vabbè, possono stare lì per quanto mi riguarda. Se siamo arrivati, chissà di sì. No, facciamo il giro. Ah no, no, pensavo di fare il giro da qua, invece no, dobbiamo tornare indietro. Come on, Roach. Base di Hans. Un'altra. Aspetta, scendiamo. Devo vedere la mappa. È un tipo un forte, un qualcosa. No. Ah sì. Oh Madonna. Madonna santa. Allora, aspetta, salviamo. Ok. E mi sa che ci aspetta un'altra dura battaglia. Dove si entra? Da qua? No, non credo. Qua non li posso buttare giù dal monte. Mi risparmio un po' di problemi. Dove cavolo si entra? Aspetta. Vediamo. Ah, ecco. Ok. Buongiorno. Ok, così a colpo d'occhio mi sembrano meno rispetto alla volta scorsa. Aspetta, però meglio non gridarlo troppo forte. Aia, preso. Allora, iniziamo da lui. Vai, Gwent. Gwent, ciao. Cosa sto dicendo? Gwent, volevo dire. Ah, non ho più cosa. Ah, si sta anche rompendo la spada, ma vabbè. E allora, me lo lasciate per un po' o no? Che cavolo. Ceri di merda. Qua mi sa che colpiranno anche dall'alto. Dai. Adesso ripariamo anche la spada un attimo. Ok, è morto? No. Ok. Fammi riparare la spada. Sì, qua armatura. No, armatura, spada. Questo, arma per esperti. No, esperti.
Perfetto. No, volevo fare il colpo potente, ma a quanto pare non avevo abbastanza vigore. Adesso sì. Però lui si è allontanato, giustamente. Allora muore così. Ma no, comunque per ora son meno. Vediamo. Dai che è morto. Ok. Dove sei? Ah, c'è un'illusione qua. Perfetto. Ah, è giusto che devo andare sotto. Oh, boh. Forse sì, forse no, non si sa. C'è niente qua. Cos'è? Mutagene da blu a rosso. E quello è un cristallo. Cristallo energetico, infatti. Adesso tutti sopra, praticamente. Damn it. No, no, qua c'è un qualcosa di rosso. Ah, un passaggio segreto. Vado. Ah, ok, guarda te. Ho fatto spaventare. Ecco, adesso sono un po' tantini, probabilmente. Scusate. Aspetta, mettiamo il qua appena possibile. Ah, appunto. Ok. Ah no, cazzo, l'avevo già messo. Così proprio a muzzo. Ora. Occhio. Aspetta che non vedo, qua in voglio, ok. No, ah sì, ce l'ho il vigore, ok. Pensavo di non averlo. Aspetta, non vorrei rimanere incastrato. Ecco, appunto. E eccoci qua. Passaggio segreto, qui. Adesso arriveranno tutti. Ah, anche i cani prima stavolta. Porca vacca. Vabbè. Aspetta. Quen. Allora. Ah, mi sono dimenticato di riparare le cose. Vabbè. Ah, li sto beccando, ma non si sente il suono. Ok. Questo. Va bene. Dai. Non ci incastriamo come prima, per favore. Dai, pochi alla volta. Ce n'è per tutti, tanto. Aia. Oh, quello è morto. Perfetto. Occhio, ok. Dai. E morti, perfetto. Ma adesso ne arriveranno altri. Prima erano un sacco, appunto. Ok. Occhio. Aspetta, non facciamoci cogliere le spalle. Ok, vai, due. Stavolta sta andando meglio. Ok, bene, c'avevo il qua. No, qua ci incastriamo. Ci incastriamo. Oh, come ho detto, sta andando meglio. Mi hanno colpito, Mi porto sfiga da solo. Aspetta, Igni. Vai. Ok. Sarà l'ultimo. Non saprei. Qua c'è un passaggio segreto. Ah, eccoli qua. Diario di Moro, forse. No. Diario di Moro.
12 settembre 1121. Ho avuto conferma che Jerome è arrivato e si trovava a Fort Hussar. Non vedo l'ora di continuare il mio lavoro, ma so che devo calmarmi e analizzare il mio piano. 13 settembre 1121. È arrivato all'improvviso, appena dopo il tramonto. È molto cambiato. È ora più magro e stanco, pieno di cicatrici. Si è arrabbiato molto perché l'ho fatto venire qui con una scusa. Ma avevo forse altra scelta? Quando sarà padre, capirà che cosa provo. Ma non può essere padre se Jerome era il Witcher, quindi... vabbè. Ho aperto un portale nel mio studio e ho portato Jerome in laboratorio. Per farlo ho esaurito il cristallo di attivazione. Per fortuna ne ho uno di scorta. Le ho lasciato il tempo di riflettere, perché voglio che si sottoponga a tutto questo in sua volontà. Intanto preparerò il macchinario. Credo che sia meglio sostituire le vecchie cinghie di pelle attaccate al tavolo. Metti il cristallo. So the Witcher was taken somewhere via portal. Ok, infatti. Now to activate the portal. See where it drops me. Ah, boh, non saprei. Attiviamolo. Ok. I hate portals. Lo sappiamo che era il portale. Madonna. Sega. Golem. Va bene. Occhio. Usiamo anche il Quen, perché ho l'idea che questo ci fa tanto, ma tanto male. Ok. Dai, non ci ha preso. Non ci ha preso, incredibile. Ok, vai. Vai che metà vita. No, rimettiamo il Quen e rimettiamo lo Hirde. Occhio. Mettiamo lo Hirde. Ok. No, ma non la voglio la torcia. Vabbè, teniamo la torcia. Tutto lui, eh. Faccia lei. Vabbè, ripariamo un attimo. Anche se, vabbè, l'avete già visto. Armatura qua per maestri. Ok. Armi per maestri, scusate. Ok. Ah, qua c'è un'illusione. Schermatura del grifone. Perfetto. Però comunque devo esplorare qua. Armatura del gran maestro. Manca solo uno schema. Back of the diagram. Jerome made a note. Ah, sul retro dello schema ci sono degli appunti. L'incantesimo paralizzante si è esaurito, ma il portale è inattivo e quindi sono bloccato qui. Purtroppo ho lasciato quasi tutta la mia roba a Fort Hussar. Senza equipaggiamento non posso fuggire. Temo che morirò qui. Mi hai tolto le spade e tutto ciò che potevo usare come arma. Mi tocca persino scrivere questa lettera sul retro di uno schema. Ma prima di morire voglio dirti una cosa. Sei fuori di testa e lo sei da un bel pezzo. Uccidi a sangue freddo. Da tempo per te non provo altro che odio. Spero che un giorno pagherai per i tuoi crimini, Jerome. Raccogli. Ok. Voleva riconvertire. Aspetta, Moro. Forse era quello che abbiamo visto. Che voleva. Ah, sì, è lui, mi sa. Se non ricordo male, è passato un po' di tempo. Che voleva ritrasformare il figlio in uomo. Sì. Però qua c'è un'illusione. Ma adesso vorrei uscire da qua, però. Vabbè, ma allora, visto che indietro abbiamo dei nemici ostili. Oddio, anche qua saranno nemici ostili. Sono. No, però andiamo di qua. E vediamo di trovare l'uscita da questa parte. Eccola. Covo di Madonna. Cos'è un Garfian? Che cavolo è?
Madonna. Aia. No, no, ma io vi saluto quasi quasi. Abbiamo quasi più pozioni. Provo di mostro. Sì, sì, no, no, ma io vi saluto. Arrivederci, arrivederci. Ecco. Oh, siamo fuori. Siamo fuori, meno male. Mediterei un attimino, giusto. Ok. Va bene, e proseguirei quindi con l'ultima, penso, no? Sì, quella della manticora. Che questa è nuova. Non c'era nel gioco base. Dunque, io prima ero qua. Dove devo andare? Ah, Fide, proprio dalla parte opposta. Ok, allora... niente, mi sa che taglio e ci vediamo direttamente qua.